Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti perché devo dire è un momento importante per la città perché andiamo a presentare una rassegna nazionale, possiamo dire, di scrittori di fama nazionale e quindi il primo ringraziamento che faccio perché quando parliamo di autori, quando parliamo di scrittori, il pensiero viene immediatamente a Riccardo Campino e Enza Campino, due persone che hanno saputo costruire un percorso culturale importante da decenni e quindi avere qui loro non può che onorarci ed erano le persone giuste per affidare questo compito importante che va un attimino a promuovere questo legame culturale, storico tra la Marina Militare e Gaeta. Andiamo quest'anno e questo progetto che parla dell'anniversario del 160esimo anniversario di questo legame dell'unità d'Italia, della Marina Militare, anche se quest'anno andremo a ricordare il 161esimo, però questa è una progettualità che inizia da febbraio, che termina a febbraio 2023, che è stata finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva avuto il patrocinio ed è un attore principale del nostro progetto, la Marina Militare Italiana, quindi abbiamo tutta una serie di progettualità. Oggi presenteremo con Gianna Conte, il mio assessore, saluto anche tutti gli altri assessori, il mio consiglio comunale, presenteremo una rassegna nazionale di autori di fama nazionale che poi ovviamente vi svelerà Riccardo. Quindi questa rassegna si inserisce all'interno di questo percorso culturale che dura un anno. Abbiamo voluto ricordare, ecco, questo è all'interno di un'azione che si chiama Festival Nazionale della Storia, che prevede tutta una serie di iniziative, delle rievocazioni storiche, tutta una serie di interventi di videoproiezioni che vanno a ricordare questo legame. E quindi attraverso pagine di storia vogliamo raccontare questo legame tra Gaeta e la Marina Militare, ma anche l'Italia, dall'unità d'Italia in poi. E quindi con tutte le sue sfaccettature. L'abbiamo chiamato Pagine di Storia e quindi voglio ricordare l'amica che purtroppo è scomparsa, Maria Pia Lois, che lei ha ideato l'anno scorso, anzi qualche anno fa, questo brand Pagine di Storie, voleva realizzare esattamente questo, Maria Pia Lois, una donna di cultura, una donna molto legata al territorio e voleva appunto, aveva il sogno di realizzare un percorso culturale. Beh, questo sogno l'abbiamo realizzato, anche se in questo momento lei non è qui con noi, ma sicuramente ci guarda e sarà felicissima di questo momento. Detto ciò, io direi, così troviamo anche un percorso nostro. Passo la parola a Riccardo per la presentazione della rassegna che inizierà l'8 giugno 2022. E come mi ha fatto notare l'amico Riccardo, l'8 giugno 2012, 10 anni fa, io ho iniziato il percorso da sindaco. Casualmente iniziamo questo evento importante, questa settimana, perché quella settimana lì ci saranno tutta una serie di iniziative che presenteremo successivamente in un'altra conferenza stampa, dove si inserisce anche Pagine di Storia e dove ovviamente poi culminerà col momento più importante dove a Gaeta andremo a ricordare appunto il 161esimo anniversario della nascita della Marina Militare con la giornata nazionale Marina Militare. Sapete, una città di 20.000 abitanti che ospita un evento nazionale, il 2 giugno c'è la festa della Repubblica a Roma, il 10 giugno avremo qui o il Presidente della Repubblica o il Ministro della Difesa per onorare questo corpo importantissimo che ha dato il là all'Unità d'Italia. Quindi Riccardo, a questo punto lascio la parola a te per parlare di Pagine di Storia che è inserito all'interno dell'azione 1 di questo progetto che è il Festival Nazionale della Storia e poi voglio ricordare che al termine di questa rassegna di 5 incontri ovviamente ci sarà la consegna del premio letterario nazionale a uno di questi autori, lo sveleremo perché ovviamente poi ci saranno tutta una serie di criteri di valutazione per arrivare in base al curriculum, a quanto hanno realizzato,
alle loro presenze sul nostro territorio e quindi culminerà il tutto il 10 dicembre, se non ricordo male, comunque nel mese di dicembre, con un autore che poi vi svelerà lui, e poi andremo a consegnare durante quell'occasione all'autore che verrà individuato e che ancora ovviamente non sappiamo, e quindi ci sarà la consegna di questo premio letterario nazionale. Prego Riccardo. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, per me è un grande piacere, oltre che un onore essere qui, per un'iniziativa che reputo importantissima già in linea generale, ma ancora più importante in questo momento storico così delicato, così particolare che stiamo vivendo tutti. Quindi sono molto felice che il Comune di Gaeta abbia accolto questo nostro progetto, che poi in realtà è stato un progetto condiviso con il Sindaco Mitrano, era qualcosa a cui volevamo arrivare entrambi per strade separate, e questa cosa qualche mese fa ha trovato il punto in comune. Fare una bella manifestazione con personaggi autorevoli del panorama nazionale, tutti grandi divulgatori di storia, e questo differisce un pochino da altre manifestazioni di questo tipo che si tengono in giro per l'Italia, in cui i protagonisti sono gli storici, quindi qualcosa di un pochino più cattedratico, un pochino più universitario. Noi abbiamo invece cercato di portare autorevolezza ma anche grande comunicazione verso un pubblico eterogeneo che in questo momento ha assolutamente bisogno di acquisire delle informazioni su quello che è stato il nostro passato. Abbiamo davanti delle sfide importanti come paese, ma proprio come genere umano, e credo che lo strumento della storia ci possa davvero aiutare a capire qualche cosa sul nostro passato, che serve ovviamente per affrontare le sfide che vengono. Questa rassegna comincerà, come ha detto il Sindaco, l'8 di giugno. L'8 di giugno è, lo ricordo anch'io, un momento così particolare della storia repubblicana, quindi oltre ad avere l'anniversario della Marina Militare, che festeggiamo qui a Gaeta, c'è anche appunto il 2 giugno, la festa della Repubblica. E lo vogliamo fare parlando proprio di uno dei pilastri della Repubblica Italiana, che è la nostra Costituzione. Costituzione che è stata da sempre apprezzata in tutto il mondo per la sua grande qualità, anche se ovviamente perfettibile come qualunque cosa del genere umano, insomma. Però effettivamente è un documento, è una carta di grandissima importanza, stilata peraltro esattamente 75 anni fa, quindi c'è anche questo anniversario. Pensate che la Costituzione ha preso proprio la sua decorrenza il 1 gennaio del 1948, dico bene, sì, quindi il 1 gennaio del 2023 saranno esattamente 75 anni, e quindi quest'anno ci avviamo verso questo anniversario con un ospite straordinario, il ex magistrato Gerardo Colombo, che è una persona, al di là dei suoi trascorsi professionali, che ha dedicato veramente gran parte della sua vita a divulgare un messaggio di legalità, e questo in particolare quando ha lasciato poi anche la toga ed è diventato presidente della Garzanti, e ha fondato alcune associazioni che proprio tendono a divulgare a tutti, soprattutto ai giovani e più giovani, il valore della Costituzione italiana, il valore delle regole. Ecco, credo che in questo momento in cui queste regole le sentiamo un pochino traballare sotto i piedi, sia di grandissima importanza ricordarle e ricordarne l'importanza. Gerardo Colombo ha scritto peraltro anche una bellissima introduzione al testo costituzionale, un piccolo volumento edito qualche anno fa, ha scritto questo libro che oggi ho portato con me perché lo reputo importantissimo, è un libro sulla Costituzione attraverso le domande dei bambini, quindi per i più piccoli, per spiegare quanto sia importante questa carta. Lo si può fare anche con parole semplici, e lui ha questa grande qualità, questa grande capacità di saperlo fare, quindi siamo felicissimi di averlo come primo ospite l'8 di giugno, ripeto. A luglio, secondo appuntamento. Ecco, questo secondo appuntamento è l'unico che terremo in una sede all'aperto, quindi rispetto a alcuni appuntamenti che faremo nella chiesa della Santissima Annunziata e l'ultimo appuntamento al Cinema della Travaglistone, ricordo subito l'occasione per ringraziare sia il nostro arcivescovo Monsignor Luigi Vali che Don Antonio Cintola per le date che abbiamo fissato alla chiesa dell'Annunziata, dentro e fuori, anche sul Sagrato, e anche Rita Simeone del Cinema della Travaglistone. Sono un po' dei luoghi simbolo della città di Gaeta che ci piace
che ci piace utilizzare in questa occasione, perché sono anche luoghi della riflessione, no? E quindi le chiese in particolare hanno questa caratteristica che non ha la piazza, ecco, la piazza è un luogo un pochino più dinamico, la chiesa è un luogo di riflessione. Queste pagine di storia vogliono essere un'occasione, un momento di riflessione. Quindi dopo l'appuntamento dell'8 giugno con Gerardo Colombo avremo con noi Carlo Lucarelli nel mese di luglio, probabilmente l'ultima settimana di luglio, e sarà l'unico evento che faremo anche in piazza. Sarà l'evento fatto in collaborazione con l'altra rassegna che si chiama Libri sulla Testa dell'Onda, che voi tutti conoscete, che ormai è arrivata alla 29ª edizione. Ecco, questo sarà un evento fatto in quella location, però sotto l'insegna Pagine di Storia, quindi con un'impostazione che sia un pochino a cavallo, diciamo, tra queste due rassegne, ma ovviamente sempre con un lezio che terranno i nostri 5 ospiti, saranno tutte lezioni di storia tra i 45 e i 60 minuti, poi a cui succederanno delle piccole parentesi tra domande e risposte, insomma, per rendere un pochino più dinamica e piacevole anche questo appuntamento. Carlo Lucarelli è un altro personaggio eccezionale, insomma, lo conosciamo tutti da tanti anni, al di là dei suoi romanzi, di cui moltissimi sono a sfondo storico. Lui è anche un grandissimo divulgatore storico attraverso i mass media, attraverso la televisione, attraverso la RAI, nelle sue varie reti, e anche attraverso altre televisioni nazionali e internazionali, lavora anche nella Svizzera italiana. Carlo è una persona di grandissima comunicativa, è molto, 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 molto capace e molto serio, nel suo rigore stilistico, voglio dire, ci ha già allietato, insomma, anche negli anni scorsi in alcuni appuntamenti di Resta dell'Onda. La lezione di Carlo si troverà L'Italia dei misteri, una storia ancora da scrivere. Lui su questo tema del non detto, del non scritto, del non stabilito, proprio a livello giudiziario, ha scritto tanto, ha scritto un paio di libri almeno per intero, e poi mi ha fatto riferimento in tantissimi altri libri. Ecco, da noi verrà a ripercorrere questi momenti che sono rimasti in sospeso nella storia del nostro paese e che dovranno ancora essere scritti, quindi una storia ancora da scrivere attraverso il racconto di un grandissimo scrittore. E questo sarà un evento che nel corso delle prossime settimane prenderà anche un'articolazione un pochino più ampia, ve l'annunceremo poi in corso d'opera, proprio perché lo faremo in piazza davanti a un pubblico che è quello della rassegna estiva, quindi circa 2 miliardi di persone. Vogliamo fare qualcosa di più articolato e ancora più bello per Pagine di Storia, affinché poi questa rassegna possa montare l'attenzione in maniera sempre più grande, soprattutto verso i 3 eventi autunnali. 3 eventi autunnali che demoreranno dal mese di ottobre. Sabato 22 ottobre sarà con noi Melania Mazzucco, quindi finalmente un ospite femminile, una delle più brave scrittrici italiane, più brave e anche più acclamate, e che ha certamente ricevuto il maggior numero di riconoscimenti. Veramente Melania non c'è libro, non è una che ha scritto tantissimi romanzi, poco più di una decina. Tutti hanno raccolto riconoscimenti nazionali, tutti. Perché Melania ha una tecnica di scrittura molto molto ricercata, cioè che diventa semplice nella fase finale, ma che è molto elaborata. Prima di arrivare al romanzo lei studia tanto, si muove, si sposta, va a vedere, analizza, e questa cosa gli permette poi di arrivare a una profondità di conoscenze della materia. I suoi sono romanzi storici in molte occasioni, veramente, veramente notevole. La lezione di Melania sarà proprio raccontare la storia, perché lei attraverso i romanzi è stata capace di arrivare a un pubblico molto vasto, molto molto più vasto di quelli che sono appunto gli addetti di questa materia in maniera specifica. Melania Mazzucco, che è una nostra cara amica, ha anche giustamente ottenuto il massimo riconoscimento letterario italiano all'inizio del 2003 con il premio Strega, e l'ha fatto proprio attraverso un libro di divulgazione storica, un romanzo di divulgazione storica che si chiama Vita, che è un romanzo sull'immigrazione italiana negli Stati Uniti, un romanzo veramente bellissimo. Ricordo che all'epoca lo presentavamo proprio nella sua città, nell'origine della città dei suoi genitori, che è Minturno, nella parte alta del paese. Quindi lei ovviamente vive a Roma, opera a Roma, che opera a livello anche internazionale, però la sua famiglia è proprio di queste parti, quindi può dirci anche qualcosa in più su quel pezzo di storia che vogliamo ricordare in questa rassegna, e la connessione, insomma, di questo territorio con la grande storia. Passata ottobre, passiamo a novembre. Novembre e dicembre abbiamo gli ultimi due ospiti, che sono veramente due numeri uno assoluti. L'autore di novembre è Antonio Scurati.
Antonio Scurati ormai lo conoscono tutti, insomma lui non solo ha preso il premio Strega 2 o 3 anni fa, ma insomma, è un autore che negli ultimi anni è letteralmente esploso, una persona di grandissime competenze, lui oltre ad essere scrittore è anche un accademico, è docente di letterature comparate e di scrittura creativa all'Università di Milano, e dopo aver fatto diversi libri, molti di questi a sfondo storico, nel 2018 ha pubblicato M, che è il figlio del secolo, il primo volume di una trilogia su Benito Mussolini, destinata a raccontare la storia italiana dal 1945 al 1945. Questa trilogia peraltro verrà completata proprio nel mese di settembre-ottobre di quest'anno, quindi avremo l'occasione di parlare proprio dell'ultimo volume proprio durante Pagine di Storia. Siamo felicissimi di avere Antonio Scurati, che ormai è diventato una star internazionale, quindi è difficilissimo anche da riuscire a vivere a Milano, nonostante sia di origini napoletane, ed è veramente complicato riuscire ad averlo. È stata la quinta e ultima conferma che abbiamo avuto solamente 2 giorni fa, questo per dire che mettere in piedi una rassegna di questo tipo, con risorse ovviamente limitate, non è facile assolutamente. Bisogna stare dietro, ovviamente c'è la stima da parte di questi autori rispetto alla rassegna fatta nel passato, e insomma siamo veramente strafelici di essere riusciti a convincere anche Antonio Scurati. Ma dulcis in fundo, per dire ancora 2 parole su questo festival, nel mese di dicembre completeremo, credo alla grande, lo faremo all'interno del cinema Teatro Ariston, Pagine di Storia con Paolo Mieli. Paolo Mieli sarà ospite nostro sabato 10 dicembre, ho tutti questi incontri, si terranno alle 18.30, questo non l'ho detto, tranne l'incontro estivo con Carlo Lucarelli, che invece avrà l'orario canonico di Libri sulla Cresta dell'Onda, che alle 21.30 pone la rassegna Pagine di Storia. Torniamo a Paolo Mieli. Il suo intervento si intitola Un secolo di storia d'Italia, dall'unità del paese ai conflitti bellici del Novecento fino alla rinascita del secondo dopoguerra. Paolo Mieli farà di fatto, cucirà in questo suo intervento un pochino anche tutte le cose esposte nei 4 eventi precedenti. Il suo sarà un intervento diciamo rieducativo e anche ovviamente di diffusione di tutta quella che è la sua sapienza in questo campo. Lui sin dal tempo dell'università, nonostante ha una laurea in lettere, la sua tesi di laurea era proprio sulla storia moderna e contemporanea, e ha avuto 2 grandi maestri che sono Renzo De Felice, il più grande storico del fascismo italiano, e Rosario Romeo, che è il più grande storico del Rinascimento, del Risorgimento italiano, quindi 2 maestri eccezionali, peraltro tutti e 2 che cadono nel periodo storico che abbiamo individuato per questa rassegna, che è quello 1860, diciamo, e per un secolo a venire, quindi fino all'immediato dopoguerra e anche agli anni successivi, insomma, per non arrivare però nel nuovo secolo, rimanendo nel 1900. Di Paolo Mieli si potrebbe dire tantissimo, staremo solamente con la sua biografia a parlare qui per un'ora, perché ha fatto veramente tanto ed è stato un grande rappresentante del giornalismo italiano, è stato direttore delle maggiori testate italiane, per 2 volte del Corriere della Sera, direttore della Stampa, è stato un pochino quello che ha coordinato per almeno 20 anni i direttori delle 3-4 testate principali in Italia per avere una voce, diciamo, coordinata tra le maggiori testate, è stato uno che è riuscito a barcamenarsi in queste turbolenze anche del sistema politico del nostro paese, ed oggi è arrivato ad avere questo bellissimo posto in televisione, e già da 4 anni dirige Pagine di Storia, organizza Passato e Presente, in questo programma televisivo che forse, anzi decisamente, è il più importante della televisione pubblica italiana sulla storia, ed è veramente di grande fascino ascoltarlo e seguirlo. Lui ha scritto numerosi libri, l'ultimo dei quali è un libro sulla storia, insomma, del Novecento, adesso il titolo non lo ricordo esattamente, Il Tribunale della Storia, Processo alle falsificazioni, quindi parlando anche di scandali, di tutto ciò che si è verificato. Un altro suo libro, e non vi anticipo di che cosa si tratta, ma uscirà sempre sull'argomento di cui ci stiamo occupando nel mese di ottobre, quindi lo avremo per dicembre, e questa è un pochino la sintesi molto rapida di questi 5 ospiti, di cui ovviamente vi daremo pian piano notizia sempre più dettagliata nelle prossime settimane. Anticipo solo che
Per questa rassegna stiamo predisponendo con la segreteria organizzativa anche un luogo per le prenotazioni. Non sono eventi che hanno, tranne l'evento di luglio, hanno tutti delle sedi con dei posti limitati, nel caso della Chiesa dell'Annunziata credo saranno massimo 200 posti, e quindi siamo vincolati a mettere una prenotazione online, e questo entro sabato della prossima settimana stabiliremo qual è la procedura per dare via alle prenotazioni e poi tutto quanto può partire. Grazie Riccardo, grazie infinite. Ma cosa dobbiamo dire? Ancora una volta non finite di stupirci, cara Elsa, lo devo dire, quindi abbiamo fatto male a rivolgerci a voi, bravi. Complimenti, ancora una volta avete dimostrato una grandissima professionalità. Devo dire che con Elsa e Riccardo questi anni abbiamo avuto modo di conoscerci e diciamo è il nostro sogno, come hai detto te, di fare una rassegna che un po' ci accompagnasse durante tutto l'anno solare. Beh, ci siamo riusciti, alla fine, ma ci siamo riusciti, con forza, con dedizione, con impegno da parte loro, perché grazie ai loro rapporti ovviamente sono riusciti a far venire questi autori di fama nazionale. E la conclusione con Paolo Mieli è la giusta conclusione di un bellissimo percorso, di una progettualità che poi terminerà a febbraio 2023, e quindi diciamo una degna conclusione. Questo sarà accompagnato ovviamente, possiamo chiamarla, la chiameremo quasi sicuramente, diamo un'anteprima, pagine di storia, ma non sulla RAI. E quindi ci saranno quattro puntate che poi saranno trasmesse su una TV nazionale, mettiamola così, e quindi probabilmente utilizzeremo lo stesso brand pagine di storia, adesso vediamo un attimino, e racconteremo questo legame storico tra Gaeta e la Marina Militare, quindi si coniuga bene con questo splendido lavoro che avete effettuato. Ovviamente io, prima di passare la parola a Gianna, che poi sempre l'assessore che segue con caparbietà tutte queste iniziative, ci mette l'anima, il cuore, ci mette la faccia, ed è sempre, anche oggi sia un malanno qui, e questo è sicuramente un elemento pressante della sua grande affidabilità. E voglio ringraziare tutti i presenti, il presidente Giuseppe Rinaldi dell'Associazione 4.0, Anna Maria De Filippi, il dirigente, vedo Chiara che è venuta da Roma, che ci segue un po' anche tutta la parte comunicativa, così come il nostro sito Gaeta della Marina Militare, no? E quindi che tra l'altro mi risulta che sta avendo una buona presenza all'interno dei social, così come tante iniziative. Andrea Bregol, che è sempre dietro le quinte col mio staff, ma è sempre pronto a lavorare, diciamo anche la notte, manzi di questo pazzo che vi sottopone uno stress incredibile, e poi voi giornalisti, grazie infinite per la presenza, perché siete sempre tanto cari, e tra l'altro ci seguite sempre quotidianamente. Grazie, ovviamente, come è giusto che sia, faccio fare le conclusioni a Gianna, che un po' anche la persona che ha curato, ha ideato un po' tutta questa rassegna di pagine di storia. Prego Gianna. Grazie Sindaco e buongiorno. Sia il Sindaco che Riccardo hanno ben illustrato quello che è l'idea che vogliamo far partire dal mese prossimo per questo Festival Nazionale della Storia, Pagine di Storia. Io ci tenevo, Sindaco, a dire che il nostro progetto sta contemporaneamente andando avanti anche nelle nostre istituzioni scolastiche. Questo è fondamentale, perché oltre a rivolgerci al nostro pubblico, naturalmente di adulti e ragazzi, abbiamo pensato, quando è nato questo progetto, ma insieme a tutti quanti, anche io vedo qua la dirigente, la De Filippis, la nostra collaboratrice Chiara Gelata, Andrea, di rivolgersi al pubblico dei nostri piccoli. Lezioni a chilometro zero. Siamo assolutamente convinti che questo tipo di progetto debba avere una continuità, cioè non deve essere fine a se stesso, ecco perché l'idea di prorogarlo a distanza di un anno, quindi terminerà a febbraio
così come nel nostro programma ben illustrato, che partirà l'8 giugno e terminerà il 10 dicembre, tra l'altro in location, abbiamo detto, fondamentali, che fanno rivivere i nostri posti culturali, e ci tengo alla Santissima Annunziata, ma anche l'Ariston, che per mesi è rimasta chiusa, la necessità di continuare, quindi di riprendere culturalmente, ma che cosa? Dando valore a quello che è stato proprio l'identità della nostra città attraverso il progetto La Marina Militare, con legame storico e lungo 160 anni. È fondamentale per noi riprendere e soprattutto diffonderlo tra i nostri ragazzi, ecco perché la necessità poi di diffonderlo a 360 gradi. Anch'io naturalmente sindaco ringrazio, perché tutto questo che si realizza avviene attraverso uno staff, ma soprattutto anche attraverso le persone che ci danno supporto. Mi piace semplicemente, poi chiudo, dare questa questa chicca che abbiamo ritrovato nelle scuole con tutti quanti, sindaco, c'eri anche tu. L'entusiasmo dei nostri bambini, talmente piccoli, all'inizio erano un po' titubanti, perché quarti e quinte elementari, invece no, grazie ai nostri esperti, alla Marina Militare, a tutti coloro che hanno contribuito, addirittura la necessità di dover ripetere questi seminari. Quindi questa è la soddisfazione più grande che poteva ritornare a noi come amministrazione comunale, naturalmente in un grande progetto che va avanti con il Festival della Storia e le Pagine di Storia. Grazie a tutti. Grazie Gianna, ma direi che lei correttamente ha individuato il terzo pilastro, quindi Pagine di Storia con gli autori nazionali, quattro puntate che andranno sulla rete TV nazionale e inizieranno a girare nel mese di giugno, e poi inizierà il chilometro zero, e quindi all'interno di tutti gli istituti scolastici. E quindi tre pilastri fondamentali per diffondere la storia del nostro territorio, la storia della nostra bellissima Italia, la storia della nostra città. E questo ovviamente ci deve rendere orgogliosi tutti nel Golfo di Gaeta, perché queste sono iniziative che magari mi auguro che il prossimo anno ci sia Pagine di Storie, 10 appuntamenti nel Golfo di Gaeta, potrebbe essere un sogno, caro Riccardo, dove andiamo ad inserire tutta una serie di appuntamenti che raccontano la storia di tutto il Golfo di Gaeta attraverso autori nazionali. E quindi quando si vogliono fare le cose alla fine si riescono a fare, però è giusto anche rivolgersi a persone capaci e competenti come siete voi. E quindi qualcuno faceva la battuta sempre sciocca e stupida, perché purtroppo il mondo è fatto anche da tanti sciocchi, che dicevano così, sono di Formia, sono bravi, e non mi interessa, non è vero, lo so, infatti lo identificano, ma questo non vuol dire nulla, anzi, secondo me, invece, dobbiamo continuare a metterci tutti insieme, perché l'unione fa la forza, il Golfo Unito rappresenta un potenziale importante di cultura, di turismo, l'abbiamo già dimostrato con il progetto Riviera Ulisse, che mette insieme Minturno col suo castello, mette insieme Formia col suo cisternone, mette insieme Gaeta con la Gran Guardia. Quindi questo secondo me è la strada giusta di Carlo, quindi dobbiamo cominciare già da oggi a lavorare su un progetto, su un modello organizzativo che voi avete sempre portato avanti, perché in realtà quello che sto dicendo io già esiste, perché i libri sulla cresta dell'onda sono in realtà il frutto di questo percorso che si è sempre diffuso in tutto il Golfo di Gaeta. Perché ho fatto quel passaggio degli sciocchi? Perché sono un sciocco, poi questi di Gaetani Docca. Quindi alla fine ho voluto provocatoriamente dire questo, che era quello che mi è stato riferito. Ma voi, al di là della gaetanità, voi avete nel cuore e nel sangue il Golfo di Gaeta. Perché nonostante Riccardo, diciamo, in questo momento non abiti qui, quando parli del Golfo di Gaeta, Riccardo e Enza, gli si illuminano gli occhi. E quindi quando c'è da fare un'iniziativa lodevole ed eccellente nel Golfo di Gaeta, ovviamente, come ho detto all'inizio della conferenza stampa, appena parli di autore nazionale, di scrittore nazionale, parli di libri, ovviamente non può che venirti in mente il
Riccardo Campino, Enza Campino. Quindi noi ci daremo appuntamento, facciamo così, perché voi scriverete il libro, io lo presento, ok? Facciamo in questa maniera, quindi dici no Enza, dici di no, ci sta Peppe Rinaldo, lo facciamo scrivere a Peppe su di voi, va bene? E quindi ci cimenteremo in questa nuova sfida. Pagine di Storia credo che sarà un brand che magari tenteremo di farlo rimanere, di farlo proseguire, e credo che dobbiamo cominciare a lavorare già nel 2023 per una nuova edizione, una nuova iniziativa, perché voi avete fatto uno sforzo immenso, far venire Gerardo Colombo, Carlo Lucarelli, Melania Mazzucco, Antonio Scurati, Paolo Mieli, credo che sia stato uno sforzo immenso, ma uno sforzo ci siete riusciti perché siete persone apprezzate in questo settore, quindi alzate il telefono, queste persone, questi autori vi rispondono, ma vi rispondono con la consapevolezza che hanno davanti dei grandi professionisti, quindi ci tenevo a chiudere questo intervento facendo veramente un ringraziamento particolare, perché siete persone sempre molto umili, molto attente e molto vicine a questo immenso territorio del Golfo di Gaeta. Grazie a voi e grazie ovviamente a tutti quelli che stanno lavorando giornalmente, quotidianamente per portare avanti questa progettualità. Non è una progettualità semplice, perché Pagine di Storia, come diceva Gianna, si inserisce all'interno di tutta una serie di molteplici iniziative che stiamo realizzando e stiamo mettendo in cantiere piano piano. Sicuramente la settimana che va, se non ricordo male, dal 4 giugno al 10 giugno ovviamente sarà una settimana importantissima, una settimana clou, dove avremo appunto la conclusione il 10 giugno della giornata nazionale Marina Militare. Quindi il 10 giugno è proprio l'ultima mia giornata, posso dire, e entriamo nel silenzio elettorale, quindi ovviamente io sono destinato a lavorare fino all'ultimo momento, volevo riposarmi un pochino, ma ovviamente non lo posso fare, ma sono orgoglioso di rappresentare questo territorio fino all'ultimo momento. Amo, adoro questo territorio, quindi fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora ci metterò anima, cuore e anche passione. Buona giornata a tutti.